vapo anche. Oggi facciamo i vapo industry. Vape industry. Vape industry. Vape Industry, sì. Casa belga, casa belga. Trovati a, al Vaping Expo a Milano, praticamente la persona che c'è, la compagna del, del tipo che ha aperto la Vape Industry, è una ragazza di origine italiana, siciliana, è nata in Belgio ma di origine italiana. Proviamo questi 5 liquidi, noi purtroppo ne abbiamo solo 4 perché praticamente questo non ci è stato dato, ne abbiamo due uguali, poco male, va bene, benissimo, li abbiamo provati in fiera ed erano tutti buoni. Allora, liquidi che ci hanno colpito per la fedeltà dalla descrizione alla prova di svapo. Benissimo, proveremo, iniziamo con Cornes. Allora, praticamente è una amazing variation of corn with vanilla ice cream. Quindi è sarebbe del mais, sarebbe del mais. Una fantastica variazione di mais, popcorn, vaniglia e gelato alla vaniglia. E gelato. Sì. Dentro la BSQ, coil da flevo, 56. Cazzo, hai studiato francese. È il naso. Vai. Le long, le folle popcorn, delle francese da vaniglia. Sento roba strana, non sento. Te stasera senti, guarda. Allora. Sento una vaniglia cremosa alla corna. Mais e non popcorn, quindi un mais. Scusa, sì, c'è popcorn sopra una foto, però. Sì, vabbè. Qui si percepisce di più la parte di mais con il gelato alla vaniglia. Quindi veramente, veramente buono. Buono? Bel cremoso. Sono, se non mi sbaglio, liquidi da 50 ml, quindi XM Vape. Sono 50 più 10. Mettete la vostra basetta. Buono. Molto buono. Un po' burrosino, eh? Un po' burrosino, quindi forse del popcorn burrosino c'è, cioè poco popcorn, non lo sento. Sì, magari non si sente il tostato. Si sente il tostato, si sente questo buon mais, sì, arrotondato al gelato alla vaniglia, veramente buono. Con del burro, forse un liquido già sentito, però non ne sono sicuro. Quindi potrebbe essere originale per me, quindi io gli do un 8. Io gli do un 8 e mezzo. È fedele, è proprio lui. È lui. 8. Allora, questo si chiamava Cornes. Adesso passiamo al prossimo. Al prossimo. Che è? Sempre un cremoso. Cremoso. Project One. Allora, praticamente è una crema al burro con sopra delle croccanti nocciole e purè di petto di noci. Le cialde di pasta sfoglia, no? Delicious pastry. Dov'è? Pasta sfoglia. Con la crema al burro. Con sopra delle nocciole croccanti e questo non so che cos'è, un purè di nocciole, non so, sarà una crema. Vabbè, l'immagine è questa. Così la vedete, ecco, questa è l'immagine, poi valutate voi che cos'è. Profile 1.5, sì. Molto buono. Nocciola, qua sento tanta nocciola. Allora, un bel mille foglie ricoperto di burro alla castagna e alla nocciola. Favoloso. Minchia, si sente il burro. 9 e mezzo. 9 e mezzo. È buono. Sì, buono. La parte della castagna sul profile risalta, mi lascia questo gusto di castagna come se... Sembra quasi un marrone. Un marron glacé, esatto. Liquido veramente buono, io qua gli do 9. Sentite bene, benissima la nocciola, bella burrosa, con sembra un marrone. Marrone glassato. Un marrone buono, glacé. Veramente buono. Buono, mai sentito un liquido così buono. Originale. Originale, sì. Buono. Beh, sì, questo qua è buono. 9 gli ho dato io. Sì. Io 9 perché questo qua è molto buono. Veramente buono. Tanto. Buono, 9 anch'io, mi piace. Nocciolone. Questo qua da provare. Buono, eh. Buono. Sì, ho provato, si chiama Project One by Vaping
Industry. Vapindustry. Buono perché comunque al carico di aromi giusto. Sì. Cioè non è troppo. Non è né troppo né troppo poco. Okay. È giusto. Buono. Veramente, ma tanto buono. Ora passiamo ai fruttati. Fruttati, che io non vedo l'ora perché c'è Holiday Mix. Holiday Mix, eccolo qua. Basta. Banana kiwi. Banana kiwi mela. Banana kiwi pesca. 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 Sì, allora. È un Sunny Blend, pesca bianca, kiwi, banana e basta. Kiwi dolce. Non è mela, è pesca bianca. Naso. Guarda io. Dentro la bitter secu, come so complessa. Pesca, è un quasi banana, sento tanto. Allora, l'aspirazione sentita da pesca bianca, veramente, veramente buona. Com'è? È delle aspettative. Io sì, banana pesca. Sì. Più pesca. Misto. Misto, sì. Misto. Poi vi arriva una leggera punta di banana. Veramente, veramente buono. La banana piace, mi ricordo. Un cremoso, un fruttato veramente eccezionale. Buono. Buonissimo, 8.5. Esce anche un pelo di amaro del kiwi. Pochissimo sentore di banana, che non dà fastidio, perché poi no, troppa. Assolutamente, esatto. Troppa potrebbe dare fastidio. E tanta pesca. Pesca, una pesca buona. Molto buona. Una pesca molto buona. Pesca bianca dolce. Questo veramente è un fruttato come gli comanda. Buonissimo. Voto. Amaro io? Io qua gli do 9.5. Mi piace veramente tanto. Beh, poi la pesca vado fuori di testa. È una pesca che sembra una pesca più da te. Una pesca da te. Sì, però è bilanciatissimo. Sì. Poca banana. Banana si sente, sì. Ma non è. Sì, non è solo da accompagnamento. Allora, il più dei gusti è pesca. Sì. Si sente più pesca. Sì. Sì. Io poi, però tutto il resto si sente. Se non andate la banana a cercare. Dà la cremosità al liquido. Sì. Esatto. Lo senti anche un po' alla fine, ma poi diventa cremoso. E sì. Il kiwi, che però non il percepisco. Kiwi io l'ho percepito in aspirazione, che mi dava un po' di amarino, di aspro, di amarino. Il gusto no. Vabbè, mi dava un po' dopo di... ti rimane in bocca il kiwi. Veramente buono. Questo qua è buono anche questo. Questo qua me l'aspettavo buono. Buono, per me è 9. Questo è buono. Questo si chiama Holiday Mix, bastardi. Veramente buono. Buono. Una pesca fantastica. Passiamo all'ultimo, che questo qua io... Noi non abbiamo quello ai frutti rossi, sì. Che è un mix di frutti rossi. Che ricordiamo che si chiama Just Red, che dovrebbe essere un succo di fragola, di more e lamponi. Di lamponi. Ok, e non l'abbiamo. Quello non l'abbiamo. Just Red si chiama, comunque se lo volete provare. Passiamo a quello, diciamo, tra virgolette, un po' più particolare. Sì. Perché, e ci spero tanto. Perché è fatto con il tè verde, sì. Arancia rossa e fico d'India. E fico d'India, ecco. Allora, e si chiama? Teapot. Teapot, eccolo qua. Teapot. Io su questo ci spero tanto, perché su DOT 22 col complessa. Questo ci spero 43 watt. Veramente tanto. Sembra un limone, però. Ah no, è arancia. Allora, faccia che fa Stefanello. Arancia, al naso arancia. Una roba aggrumata, se mi sembrava limone, ma poi sì, c'è anche un po' di coso lì, come si chiama? Ticolindia. Un po' si sente. O forse il tè. In aspirazione sentite il tè verde. Siamo sicuri che è tè verde? È tè verde. Sì, tè verde. Tienilo perché... In aspirazione sentite questo tè verde dolcissimo, io poi percepisco il fico d'India. L'arancia rossa non la sento. Non senti l'arancia? No. Liquido particolarissimo, molto particolare. Quindi già questa cosa sapete che a me piace. E sentite veramente il tè verde, fedelissimo. È un tè verde, sembra il tè verde della San Benedetto da bere. Buonissimo, veramente buono. Io questo gli do un 9 perché comunque il gusto del tè verde mi piace. Mi sa che sento solo tè verde, l'arancia non la sento. Un buonissimo tè verde però, liquido. Uno dei primi dove sento il tè verde così bene. È un liquido sicuramente originalissimo, perché il tè verde si sente veramente bene. Forse una punta di fico d'India c'è. Cioè. L'arancia non la sento, magari messa su un altro atom, magari può venire fuori un po' di più. Però veramente sa di tè verde e mi piace veramente tanto. Difficile da spiegare questo, perché è un po' è un liquido particolare, mai sentito. Molto originale o no? Molto, molto originale. Buono, buono. Questo in estate è veramente, veramente eccezionale, sì. Perché non è ice. No, assolutamente. È veramente un liquido eccezionale. Sì.
Secondo me, ripeto, messo magari su un altro atto, magari può venire un po' più fuori la, perché sai cosa, l'arancia. Noi non sappiamo bene com'è il gusto del fico d'India. Sì, io l'ho assaggiato, però perché il tè verde lo senti, sì, però c'è verde. Quel retrogusto, sì, che non è arancia e sicuramente è il fico d'India. Certo, sì. Però è buono veramente. Buono, in particolare. Sì, sì, liquido così mai sentito, vedi? Una roba molto originale che sicuramente io premio con un 9,5, assolutamente. 9. Io do un 9 anch'io. Mi piace, buona. Fammi fare una tortirone, così almeno lui chiude, tanto non ce n'è più, no? No. Bene ragazzi, Vape Industry, liquidi belga, provateli perché sono veramente eccezionali, sì, fedelissimi alla descrizione. Firmate la petizione, seguiteci sui nostri social, con l'ultima svapata di Giaccone. Ci vediamo al prossimo video. Non si sa quando ci sarà. Va bene, ciao.